Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole. Ho roba in bilico qua sulla scrivania che probabilmente tra meno 3, 2, 1 cadrà in terra. La Chiara mi ha appena scritto un messaggio. Non hai mai letto il ritratto di signora? Ciao Chiara, no, non ho mai letto il ritratto di signora. Ma ho visto il film con Christian Bale. Mi ricordo anche dove ho comprato la videocassetta, Christian Bale si vede poco, per cui nel senso cioè, non c'è necessità, ecco, che vi compriate la VHS. Cazzo, vai la VHS. Vabbè, niente, quello è il film. Così, sto bevendo un tè, ma questo non è un tea time. Ma non è immorale che una scatola con 20 filtri di tè costi quasi 4 euro? Cioè, sa di ananas, comunque buono, buono. La Bonomelli non mi ha pagata per fare questo sponsor. Comunque, non è il tea time, questo no, scusate, lo so, perdono, perdono tantissimo. Se riesco dopo ve lo giro. Ma è il video del mercatino dei libri. Come lo faremo? In maniera totalmente casuale. Cos'è il video del mercatino dei libri per nuovi arrivati? Il video del mercatino dei libri è quello in cui, mercatino dei libri, io manco li ho visti in foto, ci tengo a dire questa cosa. È quel video, sì, in cui praticamente vi faccio vedere le ultime entrate in casa, che sono, non, cioè, alcuni sono dei regali, alcuni mi sono stati mandati, alcuni li ho comprati, ma in realtà poca roba. Tra l'altro me ne manca uno che mi deve arrivare. Ho scoperto eBay, porco cazzo, era meglio se non lo scoprivo, perché eBay c'è tanta roba. Io prima eBay mi appoggiavo a quello di mio padre, poi ho deciso di aprirmi l'account e non lo devo fare. Cioè, è evidente che non lo devo fare. È fatto da anni, no? In realtà non ho ancora comprato niente di abbastanza, però più o meno la media monetaria della roba che io sto osservando su eBay, secondo me si aggira attorno ai 300 euro, cioè collezioni intere di fumetti. Vabbè, niente, quindi non c'è un ordine, è tutto totalmente casuale, casualissimo. Secondo me, appunto, vi ripeto, mi sono pure dimenticata la roba in giro. Ma no, forse neanche, perché in realtà non ho comprato tanto. L'ultimo, quando ve l'ho fatto di mercatino dei libri, settembre, October Fest, non mi ricordo. Però no, dai, secondo me. Cioè, forse l'unico che può mancare, secondo me, è il sesto di Dune, che non c'è qua, perché ce l'ho di là. Forse quello non ve l'avevo nominato, che è la rifondazione di Dune, che ho tipo in lettura da un mese. Ciao Chiari, e forse ce la faremo a venircene fuori. Chi lo sa, è tutto molto bello. Comunque, partiamo da questo. Ma che è? Dai, il litigio in diretta, aspetta, dai, il litigio. Buona, basta, finito già il litigio, in realtà non era un litigio, porca miseria, ci speravo. Allora, su eBay, sì, su eBay, ho recuperato questo che è Sarum di Edward Rutherford, sto leggendo, questo è per il gruppo di lettura di Simo, la biblionauta, sotto vi linko il suo canale, ha aperto un gruppo di lettura che sta su Telegram, ha fatto un video a proposito di questo gruppo di lettura, è un gruppo di lettura molto free, è tipo il Woodstock dei gruppi di lettura, perché non ci sono tappe intermedie, cioè ci troviamo quando poi abbiamo finito tutto sto mallo pazzo. Io lo sto leggendo, non so se avete mai letto Edward Rutherford. Ford, lui praticamente vi racconta la storia di una cittadina, di un luogo, praticamente nel corso dei millenni, no? Cioè proprio dalla fondazione fino avanti, cioè così fa sta cosa innovativa, e cioè non è saga familiare ai Pilastri della Terra per intenderci, no? Ogni capitolo è dedicato a tot personaggi, poi fa dei salti di centinaia d'anni, per cui cioè, non è che vi affezionate più di tanto, no? Potete leggere anche un capitolo per volta, tipo tanti racconti, no? Voi sapete, io amo i racconti. No, in realtà non mi dispiace, io avevo già letto un suo romanzo anni fa che era I Principi d'Irlanda. Sarum è ambientato nell'area di Stonehenge, per cui mi piace, cioè nel senso, avendolo anche visitata, è bello leggere di certi luoghi, della storia di certi luoghi. Si focalizza molto sulla storia. Ok, cioè, per cui se non vi piace tanto l'argomento storia, lasciate stare perché cioè, vi stracciate le palle, io ve lo dico subito. E poi appunto ha questo, se vogliamo, difetto che cioè, non focalizza tantissimo sui personaggi, per cui cioè, muoiono dopo un po', ovviamente perché gli anni passano. Poi il regalo di Natale number one, l'altro non so dov'è, dei miei bubini, dei miei fratelli, uno è questo che è Venerdì 12 di Leo Ortolani. Io Venerdì 12 in realtà l'avevo già letto perché usciva puntate su Rathman, però mi mancavano degli episodi. Poi l'ho letto tanti anni fa e io
Io adoro Le Ortolani, non so se voi l'avete mai letto, Bedelia. Tra l'altro è uscito anche un volume dedicato a Bedelia che prima o poi recupererò, ma venerdì 12 è cioè, straordinario, per cui non so, vi consiglio di prenderlo, non vi so di che cosa costa, è della Bao comunque. E niente. Poi, sempre a proposito di fumetti, si sto in fissa con i fumetti, ragazzi, cioè non lo so, adesso mi è aperta la vena del fumetto, io devo recuperare fumetti, fumetti, c'ho questa cosa fumetti, cioè, potete sapere che nel mese di novembre o dicembre, non mi ricordo, forse ho fatto anche delle storie su Instagram, mi sono messa davanti alla libreria e mi sono accorta, cioè lo sapevo in realtà, che io avevo delle serie iniziate e mai finite, no? Perché la RV Lion, che non so come si pronuncia, so che si pronuncia la maniera, quella comunque, la RV, che adesso non esiste più perché è stata acquisita dalla Panini, o non so che cazzo è successo, vabbè, morale della favola non esiste più, c'è stato un periodo in cui facevo uscire i fumetti così, alla joué joué, cioè quando cazzo gli pareva, anche se erano mensili, uscivano ogni 6 mesi e di conseguenza io a un certo punto mi sono persa i numeri, vabbè, macello. Per cui mi sono, cioè, ho detto adesso finisco queste due collezioni almeno, perché una è impensabile perché ero tipo al numero 14 e arriva fino al numero 72, per cui che è tra l'altro quella, non dico quella a cui tenevo, terrei di più, ma poco ci manca. Dopo ci verremo questo. Vabbè, mi sono messa a chiudere queste serie qua, vabbè. Però ho preso anche, ho recuperato questo perché era da anni che volevo leggere qualcosa di Andrea Pazienza. Dovete sapere che nella città ridente di Cremona esiste un centro fumetto Andrea Pazienza. Per cui ho recuperato questo, che è tutta la raccolta dei fumetti dedicati al personaggio di Zanardi, di Andrea Pazienza, cioè abbastanza, come dire, tipo bastardo, ecco, per cui vi deve anche piacere un po' il genere, vi deve anche piacere un po' il tratto, sono anche abbastanza assurdi, devo ancora finirlo, perché lo leggo un po' per volta, perché è tanto sto volumone, questo quanto l'ho pagato? 27 sberle in faccia e passava ora, so, faccio qui perché sennò succede un dramma. Poi, questa è la seconda parte del mio regalo di Natale, che lo volevo tantissimo, che è questa tempesta di James Elroy. Questo è il secondo della saga, di Sai Dio, non lo so, il primo era Perfidia. Praticamente è James Elroy che ha fatto, sta scrivendo una specie di prequel della quadrilogia di LA. Per cui ci sono i personaggi tipo Dudley Smith, che cioè, sono giovani qui. E questo è il secondo. Io non mi ricordo una beata mia perfidia, ma qui dovrei rileggere Perfidia e poi leggere questo, cosa che probabilmente farò. Poi ringraziamo gli amici di EO, e secondo me mi sono persa qualcosa per strada, ma fa niente, prima o poi lo recupererò. Allora, uno è questo che mi hanno inviato, ovviamente, per questo dico li ringraziamo, di Lia Levi, ognuno accanto alla sua notte. Io non ho mai letto nulla di Lia Levi, per cui sono molto curiosa di leggerlo. Tanto lo volevo leggere di recente, ma non sono riuscita, perché non, cioè, c'ho 3.000, c'avevo e ho ancora 3.000 robe in ballo, per cui non sono ancora stata. Non ho ancora avuto tempo di dedicarmici perché volevo dedicarmici, non leggerlo tanto perché dovevo leggerlo, ma dedicarmici seriamente. È ambientato la Roma del periodo delle leggi razziali, ecco. Per cui sappiate l'argomento nel caso volete leggerlo. Ho questo proprio anche questo mi ci voglio dedicare, secondo me questo qui è un romanzo della nonna, romanzo storico pazzesco. Non ho mai letto nulla di questo, è ambientato durante il periodo della Comune di Parigi. Cioè, secondo me qui ci sono tipo 3.000 personaggi incrociano i loro destini. Boh, non lo, cioè, secondo me anche questo è pazzesco. Aspettate, c'entra la sedia dei prussiani. Voglio nomi di persone. Le vicende del romano è un intreccio di storie individuali che va dall'amore difficile di Caroline, come si chiama in francese? Nicolas, l'inchiesta di Antoine Roquet, ex rilegatore eletto delegato alla sicurezza. No, vabbè, bellissimo. Gli intrighi del perverso criminale Peugeot, rapitore di fanciulle. Vabbè, pazzesco. Questo lo voglio leggere tantissimo, non vedo l'ora. Poi, questo per due motivi. Uno, perché era nella lista dei libri preferiti di Barack Obama, che si chiama Squali al tempo dei Salvatori. Secondo, perché se non ricordo male, è ambientato tipo nelle Hawaii. Per me Hawaii è uguale Jason Momoa, allora ho detto ok, Jason Momoa non gli dici di no, allora te lo leggi e te lo pigli Jason Momoa. E per cui non mi è mai piaciuto Jason Momoa, ci tengo a dire questa cosa, ma proprio mai. Però da quando fa Duncan Idaho è partito lo schizzo Jason Momoa. Va bene, sono una persona facilmente influenzabile e a posto. Poi,
Vabbè, questo l'ho recuperato in edicola, secondo me ce l'avete tipo tutti, che è La macchina del tempo e altri racconti di Herbert George Wells, in questa edizione bellissima delle RB Edizioni, che è stupenda. Questa costava 2,99, non mi ricordo mai, una roba del genere, 1,99-2,99. Recuperata, che è stupenda, tra l'altro qui l'elenco di tutte le altre uscite, che me le sono segnate, usciranno Lovecraft, uscirà... Il Golem, L'ultimo uomo di Mary Shelley, che tra l'altro volevo, cioè, appunto volevo leggere, e adesso vi sto dicendo quelli leggermente più particolari, perché poi c'è anche Dracula, Frankenstein, Edgar Allan Poe, e via dicendo, di H.G. Wells, vabbè, H.G. Wells, sorry, usciranno anche L'isola del dottor Moreau e La guerra dei mondi, secondo me. Stay tuned, perché non me lo ricordo. Andate sul sito RB, ma ve lo metto sotto. Ah, ringraziamo anche la Nua Edizioni che mi ha mandato questo, che me lo leggo un pezzettino ogni tot a letto. Che bello, che lettura rassicurante fare di sera questo, che è Genesi mostruose e, cioè, secondo me, allora, è uno di quei saggi che vi racconta sia dal punto di vista proprio storico, cioè passo passo, la storia di questi personaggi, sia dal punto di vista psicologico, no? E qui, questo qui è dedicato alle donne serial killer. È un argomento di cui non si sente parlare tantissimissimo, forse perché in realtà è una percentuale minima quella delle donne serial killer rispetto a quella degli uomini, però secondo me è interessante proprio perché non se ne sente quasi mai parlare, a parte c'è cioè una delle più famose che è questa, che è Lee Wornos, però ce ne sono state anche delle altre, qui... Interessante e mi piace perché è scritto in maniera molto scorrevole, cioè per adesso è fin dove sono arrivata e poi vabbè ve lo leggete un pezzettino per volta e mi ricorda quella serie di libri di Cinzia Tani, non so se l'avete mai letto, tra l'altro uno l'ha dedicato appunto alle donne assassine che si chiamava Donne assassine, ha scritto tipo Londra in nero, Donne assassine, Coppie assassine, adesso mi vengono in mente questi tre. E sono molto belli anche quelli perché ogni capitolo è dedicato a un determinato personaggio. Per cui se siete appassionati di queste cose un po' macabres, secondo me Cinzia Tani potete recuperarla. Si trova anche abbastanza facilmente. Io secondo me l'ho trovata tipo con degli origami, non lo so, comunque in maniera molto easy, easy. E 15, qui, scusa. Poi su eBay ho preso questo che è Coma di Robin Cook. Io avevo letto di recente, di cui ve ne parlerò nel prossimo video. Sono profondo, cioè io ero convinta che Sono profondo fosse Coma. Invece, Sono profondo è una roba, Coma è un'altra ancora. Questo qui è quello da cui hanno tratto il film con Michael Douglas. Douglas, sto scherzando. Parla veloce, Penny, parla e poi muori in video, visto che parlavamo di robe macabre. La propria di ananas, sta roba. Direi, grazie al cazzo, è all'ananas, che deve sapere di papaya. E questo appunto è un romanzo di quelli, è un medical, è un legal medical, vabbè, è un thriller ambientato in ambiente medico. Medical thriller, se non legal, legal è legale, se vai in aula e litighi con gli avvocati. No, questo è un medical thriller, io è il secondo che leggo di medical thriller, mi piace tenermeli in casa questi perché quando ho voglia di leggere roba abbastanza soft che mi passa alla svelta, leggo questo, anche perché John Grisham non mi dà più tanta soddisfazione, a parte che l'ultimo, ho scoperto di John Grisham, di cui assolutamente non mi ricordo il titolo, ha per protagonista... Jack Brigance, Jack Brigance, Jack si chiamava, sì. Jack Brigance è lo stesso avvocato del momento di uccidere e dell'ombra del sicomoro, si chiamava. È quello interpretato nel film da Matthew McConaughey. Sempre c'ho Chiari. Oggi tu sei la protagonista di questo video, Chiari. Chiari. Se sappiamo, Chiari, tu sei una grande fan di Matthew McConaughey e per cui ecco, ci teniamo di questa cosa, ma che bordello. Poi, grazie ad Anna Giulia... Ciao Anna cara, siccome ogni tanto parliamo, cioè spesso parliamo di libri e quant'altro, è saltato fuori Nicola La Gioia. Lei mi ha fatto vedere che stava leggendo La città dei vivi. Io diceva che l'angosciava un sacco. Io ho detto: no, voglio leggere anch'io qualcosa di Nicola La Gioia, ma non c'ho voglia di spendere 20 sbembi perché costa un botto di soldi, perché sono inaudi quelli rilegati. Per cui sono andata su eBay e ho visto che c'era questo qua che è La Ferocia, che forse ha vinto anche un premio. Vabbè, non lo so, ho letto la trama e ho detto, ma abbastanza pesa la trama di questo romanzo, voglio leggerlo. L'ho trovato su eBay, l'ho pagato, secondo me con la spedizione 8 euro, 9 euro, vabbè, comunque non l'ho pagato una stupidata, meno della metà. In realtà avrei voluto iniziarlo subito, quante volte ho già detto in realtà, fate uno sciottino ogni volta, anche se sono le 10 del mattino. Regalini,
di personcine molto carine che mi hanno mandato dei regalini. Allora, questo qui me l'ha regalato Alessandra, grazie, che è il giorno fatale. C'era anche un teino che si chiamava Caldo Braccio, l'ho anche già bevuto, sappilo, della Pompadour, era molto buono, anzi me lo volevo comprare oggi, sono andato al supermercato per cercarmi quelli della Pompadour, tipo quelli alla cannella, quelli... Adesso mi piaceva la cannella, prima mi faceva schifo, adesso mi piace, non dite niente, per favore, è colpa della dieta, da quando mi sono messa a dieta 2 anni fa, mi sono seccato le mie papille gustative, non so cosa è successo. E per cui, niente, mi ha mandato questo. Allora, Il giorno fatale è praticamente un romanzo che chiude la trilogia di Mary Stuart dedicata a Re Artù. Io gli altri tre non li ho letti, però non li ho purtroppo. Prima o poi, quando li apriranno i mercatini, andrò a cercarli. È di queste edizioni della Boor bellissime che avevo questi disegni stupendi. Tanto che stupida, forse potrei cercarli su eBay. Comunque ringrazio tantissimo Alessandra perché mi ha scritto, cioè, una frasina che a momenti, cioè a momenti, no, a leva a momenti, cioè, a me sono messa a piangere proprio perché, cioè, non lo so, a me mi dite anche le cose stupide, io piango, perché mi ha scritto non smettere mai di parlare di libri. Poi, anche questo mi è stato inviato, questo mi è stato mandato da Ali Yuki, che mi segue su Instagram, e cioè, questo secondo me è un romanzo della nonna, di quelli, cioè, di quelle robe. Io non so neanche, vi giuro, non ho praticamente neanche letto la trama, ma deve essere una roba, cioè, incredibile. È ambientato nel 1868, cerimonia di premi al college femminile, la fondazione del primo circolo letterario per signore. No, vabbè, queste secondo me ci sono queste che spettegolano tutto il tempo, e ci sono tutti i vari blablabla, e c'è la storia americana, e c'è, vabbè, questo, secondo me questa è una roba, ma non lo so, tipo sceneggiato televisivo, BBC, io sono sempre qua BBC, cioè, puoi sempre assumermi, no, non lo so se tu la sai questa cosa, Sky Italia, Sky, non so perché mi stai rivolgendo a Sky, perché Sky, tu le fai queste robe in costume, te le faccio fare io le robe in costume, sai, hai fatto Romulus, facciamo Romulus, erano mezzi nudi, che ci stava, qui ma, li vestiamo, ma nel senso, ce li hai sotto contratto 4 attori boni, ecco, ce li buttiamo dentro, dai, e su, insomma, mica poi, cioè, capi, se vuoi li facciamo anche un po' parlare proto-latino, perché se hai fatto l'investimento di insegnarglielo a sti 4 Cristi nani, cioè nel senso, dai, glielo facciamo usare, che vuoi, nel senso, nell'America del 1868 vuoi che non ci fosse lo stronzo che parlava proto-latino? E glielo facciamo usare, su, che vuoi, che cazzo vuoi che si ricordino questi, però fa niente, uguale, uguale, fa niente, tutto bellissimo. Ma la seconda serie, tra l'altro, uscì, boh, non si sa, vabbè, niente, non so perché sto parlando, ma poi, sempre dai bei, dai, Benny, ce la fai. Ho preso questo di Paolo Genovese, il primo giorno della mia vita. Perché ho preso questo? Perché a me Paolo Genovese come regista piace, mi piace gli ultimi, The Place, mi è piaciuto un sacco, Perfetti Sconosciuti. Io volevo provare a leggere qualcosa scritto da lui. Questo c'è una trama che, insomma, cioè, nel senso, quando mi sono resa conto di cosa avevo comprato, ho detto forse era il caso che evitavo, perché cioè, non è proprio allegrissima. Però, vabbè, mi ispiravo, era ancora tutto sigillato. Volevo dirvi che mi sa che fanno anche il film. Dico Valerio Mastandrea, che a me mi piace Valerio Mastandrea. Poi voglio ringraziare tantissimo, tantissimo due persone. Una è Daniele, il bietolo, e l'altro è l'altra persona è Alessandra, che ha scritto questo romanzo di fantascienza. Daniele ha fatto l'editing di questo romanzo, Alessandra l'ha scritto, io sono emozionatissima perché non vedo l'ora di leggerlo. Lei è una fan sfegatata di Dune, abbiamo un sacco in realtà di altri romanzi in comune, altre cose che ci piacciono in comune, e per cui, cioè, secondo me questo romanzo sarà incredibile. È edito da Bookabook, io non ho mai letto niente in realtà edito da questa casa editrice, sono stracuriosa di leggerlo. Ma davvero, cioè, voi lo sapete che, cioè, lo dico perché magari quelli nuovi non lo sanno. Allora, a me ogni tanto mandano dei libri, però c'è una selezione, ok? Cioè, non mi faccio mandare roba così giusto per fare la pila di libri in casa e dire, oh, mi hanno mandato tutte queste cose. No, cioè, seleziono molto quello che mi propongono di mandare. Adesso sembra che mi mandino mail e che la gente si faccia la fila fuori dalla porta di casa mia per mandarmi i libri, non è vero. Però, siccome mi arrivano delle mail, delle proposte di collaborazione e quant'altro, seleziono molto. E quando c'è qualcosa che proprio mi entusiasma e sono contenta, cioè, sì, dopo cerco di mettermelo in tutte le maniere, ma quando qualcosa mi entusiasma veramente, io,
questo non l'ho ancora iniziato, e poi magari non mi piacerà, non credo. Però cioè, ci tengo a dire che la persona che l'ha scritto è proprio una persona speciale, squisita, per cui questo è tipo, veramente ce l'ho sul comodino, devo iniziarlo, sto aspettando un attimo che finisco di leggere Sei di Corvi e poi inizio questo, così rimango in ambito fantascienza, che sono contenta. Poi, questo è il mio primo regalo di compleanno di quest'anno, ed è questo, Hellblazer. Questa me l'ha regalata Lali, lo volevo tantissimo, tantissimo. Allora, qualcuno me l'ha chiesto su Instagram, facciamo chiarezza in breve, vedo che qualcuno di voi non ne può fregare di meno di questa roba. Questo qui, questo volume, racchiude alcune storie con protagonista John Constantine. Se dice Constantine, intanto ci tengo a dire questa cosa, o se dice Constantine, che tutte le volte che sento dire Constantine mi ho voglia di spaccare la faccia alla persona che lo dice, chi è John Constantine? È questo qui, John Constantine. È lo stesso del film Constantine! No, sì e no. Gli americani hanno deciso di rifare Hellblazer, l'hanno fatto assumendo Keanu Reeves, che è americano, copiando una storia, cioè prendendo spunto da una storia scritta da Garth Ennis che si chiama Abitudini pericolose, che non è una delle prime storie, anzi è la prima della sua run, perché la prima run era stata scritta da Jamie Delano, e praticamente ecco, hanno preso più o meno spunto da quella e poi ci hanno aggiunto cazzate, 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 cazzate. Il personaggio non è quello interpretato da Keanu Reeves, ci tengo a dirla sta cosa, al di là che è biondo con gli occhi azzurri e in teoria con le fattezze di Sting, che ha scritto una prefazione bellissima di questa raccolta, sta di fatto che è un'altra cosa il personaggio di John Constantine. Secondo me, alcuni di voi possono averlo incontrato anche in Sandman, compare in Preludi notturni di Sandman, se avete ascoltato l'audiolibro su Audible, a un certo punto compare appunto John Constantine, è un mago, e compare in realtà in vari, oltre a Hellblazer, che è conclusa, cioè la serie classica di Hellblazer è conclusa su 300 numeri, 78, i 72 fumetti che cercavo famosi che vi dicevo all'inizio del video sono quelli dedicati appunto a John Constantine, che costano una sberla e mezzo, io ho tipo 14 numeri a casa, cioè praticamente io arrivo fino a Abitudini pericolose, da lì in poi vai con Dio, cioè li ho letti alcuni dopo, anche di altri autori, non nasce come fumetto a parte, per cui lui nasce su un altro fumetto che era Swamp Thing, il mostro della palude, per intenderci, e poi compare anche nella Dark Justice League, compare in alcuni numeri di Batman, insomma, fa varie apparizioni qua e là. E niente, cioè, allora, questo numero qua io l'ho già letto, vi dico una cosa velocissima, cioè, se alcuni di voi sono fan neofitissimissimi, di John Constantine, non so se consigliarvi di leggere questo, perché secondo me non vi fate un'idea molto precisa del personaggio di John Constantine. È più una roba dei fan che magari fanno fatica a recuperare certe storie, tipo quella su Swamp Thing, perché, a parte che ce n'è soltanto una, in realtà poi ce ne sono anche delle altre, cioè qui ci ha messo soltanto una. Cioè è fatta benino sta raccolta, ma è più come dire, come si può dire, cioè, masturbazione ad uso e consumo del fan sfegatato di John Constantine, ecco, però non è quella raccolta della vita che dici wow, fantastico. Tanto Panini doveva stampare l'omnibus con tutte le storie di Garth Ennis, che ha ritirato dal mercato perché c'erano delle pagine in inglese. Riuscirà? Non lo so, comunque costava 80 carciofi, 90, scusate, scusate. 90.000 carciofi, per cui non lo so, vabbè, vedremo. Però secondo me la Panini, che sta ristampando in Blazer, ma non questo, non la run classica, una nuova, secondo me prima o poi dovrebbe anche ristampare quella classica, per cui rimaniamo in dolce attesa e chi si è visto, si è visto. Tra i fumetti che ho finito di recuperare, di cui io non avevo gli ultimi numeri, sempre ringraziamo la Lion, anzi ancora ex Planeta di Agostini, ma che cazzo, non so, vabbè, quello, che a un certo punto non so che casino ha fatto con Sandman, sta il fatto che l'ha fatto uscire in 8.000 versioni diverse, vabbè, niente. Morale della favola, a me mancavano gli ultimissimi numeri. Io li ho in questa edizione qua, fino al numero 18, credo, 17, 18, questo qui è il Blazer, cioè erano questi striminzitini qua. E niente, per cui ho fatto il conto di cosa mi mancava e alla fine mi mancavano praticamente questi. Uno è l'Eumenidi, questa è l'edizione Magic Press, che tra l'altro è molto bella,
tra l'altro l'ho pagata molto poco, cioè qui c'è scritto 24 euro, ma io non l'ho pagata 24 euro, l'ho pagata molto, molto meno, praticamente nuova. Il venditore è un figo, sì, l'ho presa sempre su eBay, ma dopo come era giovane, nigrema in questa foto. E poi l'ultimissimo, che è questo, che è la veglia. E ho recuperato questi due, così ho detto almeno ho concluso Sandman, ho tutto Sandman, che figata, bellissimo Sandman, adesso me lo posso rileggere tutto, e gli ultimi numeri non me li devo leggere sul tablet, perché io non ce li avevo cartacei. Buona Sanas. Quindi, ragazzi e ragazzone, fatemi sapere quali sono i vostri acquisti fighini, bellini, dell'ultimo periodo, se avete comprato qualcosa di bellino. Qua sotto nel video trovate, allora, il Twitter e Instagram, che se vi va di iscrivervi ogni tanto io vi faccio le domande così partecipate anche voi. Lancio idee, parliamo di cose varie e non so, io mi diverto un sacco. Ah, dimmelo anche scritta Romulus, così chiedevo a voi. Voi sapete qualcosa della seconda serie? Ecco, fatemi sapere qua sotto se sapete qualcosa della seconda serie di Romulus. Poi, questa settimana registreremo io e Ali la seconda puntata del podcast Book Normal, che sarà dedicata al mese di febbraio. Qua sotto comunque vi lascio tutti i links per ascoltarvelo, se vi va ovviamente, se non vi va potete anche non farlo, tranquillo, non succede niente, non mi offendos. E basta, penso di avervi detto tutto, credo di avervi detto tutto. Cioè, starei qui a chiacchierare con voi altre 2 ore, ma purtroppo questo video sta da montare in qualche maniera. E fatemi sapere. Che cosa? Fatemi sapere, così, come la va? E, se avete altre idee per vidi, vidini, videozzi, vidini, sappiate che ho accolto la vostra idea di mettere i 100 imprescindibili romanzi svuotatasche della Penny, io e sempre la mia amica Chiari, che ormai è la mia assistente personale. Cioè, così come non per lei, perché lei è bravissima, così è per me che cazzo ci voglio, assistente personale che, ma vai, ma cammina. Stiamo cercando di far giù le link. Io non mi ricordo mai nulla, cioè mi scordo i titoli. E lei invece no, hai messo questo? Hai già messo questo? Vuoi aggiungere qualcos'altro tipo questo? Ecco, cioè, lei mi aiuta in questo senso, è parte della mia coscienza, che non mi ricordo. Grazie, Chiari. E niente, basta. Noi ci vediamo la settimana prossima, a meno che io non riesca a girare il tea time e a piazzarvelo questa settimana. Può essere che sì, può essere più di no, però forse chi lo sa, nel senso può sempre essere. Ragazzuoli, un besito, ci vediamo molto presto, buone letture e stavo di buon weekend, ma che cazzo stai di che sto weekend invece di weekend? Buona settimana, buona settimana.